Siamo a bordo del Naiad 37 Bellamy con l'armatore Gino Neglia, è la prima volta per questa barca all'arca e anche in Atlantico, se ho capito bene, vero Gino? Assolutamente sì, è la prima volta, questa barca ce l'ho da una decina d'anni, finalmente è arrivato il momento di provare questa bella avventura. Non sarai da solo, presentaci un attimo il tuo equipaggio. Allora, il mio equipaggio è formato da Massimo CB Bean, con cui ho fatto alcune regate in Adriatico come la 500x2, quindi siamo affiatati come coppia. Poi c'è Umberto Wetzel, che è un grandissimo velista, anche lui, della Trissina della Vela, come tutti noi. Sono 40 anni che è regata, quindi forse il più esperto di tutti. E poi manca un membro dell'equipaggio? Manca ancora mio fratello, Massimiliano, che si è appassionato di vela anche lui da pochi anni, non da molti. Prima era un ex motoscafista, quindi si è convertito alla vela, molto contento anche lui di partecipare, anche per lui la prima volta. Ok, per te invece, se ho capito bene, non sarà la seconda volta in Atlantico. La seconda volta, ho partecipato a una traversata con Mario Bonomi, con Amaltea, una barca conosciuta, credo. Sì. E abbiamo attraversato dalle Canarie, siamo andati a Capo Verde e poi in Brasile. Ok, senti, dicevi che sei tu della Società Triestina della Vela, circolo storico della vela italiana di Trieste. Cosa vi aspettate da questa avventura? Ma come ho già detto, tante emozioni sicuramente. Tante emozioni e il gusto di farlo con la barca propria. Senti, come da buoni triestini, senz'altro per mare ci sapete andare, la barca è comunque un Naiad, quindi è adatta a un oceano, diciamo, senz'altro. E avete qualche ambizione oppure avete altre motivazioni per fare questa traversata? Beh, diciamo che a casa ci piace regattare, quindi penso che ce la metteremo tutta, insomma. Ci divertiremo sicuramente, però ci impegneremo. Siamo su un 37 piedi, che è una delle barche più piccole della flotta, no? Di 147 iscritti. Assolutamente sì, infatti abbiamo il numero 170, forse siamo i penultimi. Senti, dopodiché la barca arriverà a San Lucia e che succederà poi? A San Lucia dobbiamo ancora decidere, abbiamo detto lo decidiamo durante la traversata e probabilmente se riusciamo ad organizzarci tornerà via mare. Ah, probabilmente, vedremo in seguito. Ok, senti, due parole sull'organizzazione dell'Atlantic Rally for Cruiser, cosa vi sembra qua dell'organizzazione Las Palmas? Ma come organizzazione sono bravi, sono ben organizzati, devo dire che tra mail e documentazione sono stati bravi, assolutamente. Ok, senti, avete armato la barca, avete fatto le modifiche particolari per l'Atlantico o no? No, è una barca già, secondo me, che nasce per lunghe navigazioni, quindi qualche vela in più, ecco, lo spinnaker assolutamente che è indispensabile, ma null'altro. Ho capito, quindi non avete, che ne so, aggiunto serbatoi, vedo delle taniche dietro di te, per esempio, gasolio. Come tutti abbiamo molte taniche di riserva, vista la lunghezza del percorso, speriamo di trovare vento. Beh, a livello di sicurezza, no? Sicurezza, sì, sì. Qualcosa di più. Vabbè, sì, certo, certo. Certo. Senti, sì, abbiamo sentito dire nei briefing che non sarà una prima settimana semplicissima dal punto di vista meteo, tu ne sai qualcosa di più? Abbiamo controllato anche noi le carte, purtroppo danno pochissimo vento, quindi vedremo fino a domenica se cambia qualcosa. Altrimenti sarà un po' dura i primi giorni, sicuramente. Ok, senti, c'è un modo per seguirvi? Pubblicherete qualcosa? Avete un blog, una pagina? Abbiamo il tracker, dove ovviamente ci possono seguire sul sito dell'ARC. E non abbiamo un blog, abbiamo un telefono satellitare con cui comunicheremo a terra con i parenti. Sì, beh, abbiamo un gruppo su WhatsApp, manderemo dei messaggi con il satellitare e poi ovviamente gli altri provvederanno ad integrarlo nel gruppo. Vedo che c'è però qui un altro membro dell'equipaggio lì sulla scaletta, nella posizione famosa del Jack e sei lì, no? Pericolosissima posizione. Signora, cosa ci racconta di questo gruppo? Molto bene, che hanno deciso di farlo in quattro uomini, quindi o faccio un'operazione in fretta o altrimenti mi lasciano a terra. Quindi sono in quattro e niente, mi sono occupata un po' di della
della cambusa tutti insieme ovviamente, ma per adesso la camerera mi sta benissimo e quindi aperitivi, pranzetti e poi insomma un po' la logistica da fare insieme. Loro sono occupati, impegnati su tutte le così i controlli della barca eccetera, quindi io cerco di fare un po' la segretaria camerera. Insieme a Alessandro abbiamo fatto 900 miglia comunque. Esatto, sì, quindi... ha preso parte al trasferimento, a una parte il trasferimento da Trieste alle Canarie, no? Qualcosa. Sì. Anche io vado in barca dal 73, quindi ci può dare un'opinione, un giudizio quasi. Come li vedo questi quattro amici in Atlantico? Ma li vedo molto bene, sarà la barca quasi la più piccola, ma sono tra i più belli equipaggi che ho visto sulle marine. Quindi no, sono molto carichi e sicuramente si divertiranno e faranno un'ottima regata. Ecco, vedo che non manca la bottiglia di vino da Buoni Triestini, quindi insomma senz'altro. Certo. Ok, divertitevi e grazie mille. Grazie. Grazie. Perfetto.